certo, ma anche perché manca la valutazione, perché c'è stato Francesco negli anni, nei vent'anni che ha fatto il corso. Gentili amici di Telemelito, siamo in collegamento dal Saverio Spinella di Melito Portosalvo, dove tra qualche minuto andrà in scena la partita d'addio al calcio giocato di Francesco Baccellieri. La bandiera melitese ha annunciato la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo all'incirca un mese fa. I suoi amici, memori delle battaglie ingaggiate in lungo e in largo nei campi di gioco della provincia di Reggio Calabria e non solo, hanno deciso di tributargli il giusto omaggio per la sua carriera calcistica con una partita in suo onore. Le due squadre, i calciatori che prenderanno parte alla partita sono divisi in due squadre, una squadra indossa la maglia rossa, l'altra la maglia bianca. Tutti i calciatori che scenderanno in campo portano sul retro il numero 13, numero caro a Francesco Baccellieri, che nella sua carriera calcistica si è sempre ispirato ad Alessandro Nesta, suo più illustre collega. Come dicevamo, Francesco Baccellieri ha annunciato la sua decisione di smettere con il calcio giocato. Sin dal primo momento sono stati tanti i messaggi d'affetto che ha ricevuto. Lui stesso però si è detto sorpreso dell'organizzazione di un evento simile. Non si aspettava dunque l'organizzazione di una partita d'addio in suo onore. Francesco Baccellieri ha militato per 22 anni nelle squadre del comprensorio melitese, ha giocato fino a maggio nel Futsal Melito. E anche per merito suo la difesa del Futsal Melito è stata la terza migliore nel girone F di seconda categoria. È tutto pronto, mancano pochi istanti al fischio d'inizio. Si giocherà
per un totale di 80 minuti, quindi due tempi da 40 minuti. A dirigere l'incontro sarà Gianluca Trunfio, ex arbitro e giornalista di IEM Calcio Reggio Calabria. Intanto sta per raggiungermi al mio fianco il professore Domenico Salvatore. Come il collega Domenico Meduri vi avrà sicuramente preannunciato, va in onda al Mauro Simone di Melito Porto Salvo una partita un po' atipica, no? Sì, lo dicevamo prima, è la gara d'addio in onore di Francesco Baccellieri, questa bandiera del calcio melitese che per 22 anni ha portato alto il nome della città di Melito Porto Salvo fino ai confini regionali. All'incirca un mese fa, come annunciato prima, Baccellieri ha deciso di lasciare il calcio giocato. I suoi amici, per l'affetto che nutrono nei suoi confronti, hanno deciso di organizzare una partita d'addio in suo onore, partita che va in scena proprio qui al comunale Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, campo che per tutta la sua carriera è stato il suo campo di casa. È la partita che va in scena in un caldo pomeriggio di agosto. Dottore Baccellieri, visto che è laureato in medicina, esercita anche, no? Sì, esattamente, infatti in campo vediamo non solo suoi ex compagni, ex avversari, quindi calciatori che lo hanno accompagnato nella sua carriera calcistica, ma vediamo anche tanti amici, anche tanti colleghi che nutrono affetto nei confronti di Baccellieri al di fuori del rettangolo di gioco. Le magliette rosse e bianche, ma calzoncini e calzettoni variopinti. Sì, l'unico elemento distintivo tra i calciatori delle due squadre è appunto il colore della maglietta, che è rossa per una squadra e bianca per l'altra squadra. E, come anticipavamo prima, invece è uguale per tutti il numero che portano sul retro, è il numero 13, che è un numero caro a Francesco Baccellieri, che nella sua vita si è sempre ispirato ad Alessandro Nesta, un suo più illustre collega, e per questo motivo i calciatori, ecco, gli amici che hanno organizzato questa partita d'addio in suo onore hanno deciso di porre sul retro delle magliette, che tra l'altro sono delle magliette celebrative, visto che sul davanti portano la foto dei Baccellieri con una scritta per ricordare appunto l'evento di oggi. Hanno deciso di apporre il numero 13 per rendere omaggio anche al difensore melitese. Partite corte, perché il fiato è chiaro, non è quello normale, diciamo, tra virgolette. Sì, si giocheranno due tempi da 40 minuti, in campo ci sono molti ex calciatori, anche se comunque vediamo qualche volto conosciuto del calcio dilettantistico tuttora in attività. Vediamo l'attaccante del Futsal Melito, gli attaccanti del Futsal Melito, Giovanni Calabro e Claudio Minicucci. Lo stesso Francesco Baccellieri, come anticipavamo, ha giocato fino allo scorso maggio, ha guidato la difesa del Futsal Melito. Intanto abbiamo visto un calciatore che indossava la maglia bianca, l'ha svestita, di sotto portava una maglia rossa ed è andato a segnare nella propria porta, tra virgolette. Quindi dovrebbe essere Nino Marrari, a titolo di cronaca, l'autore del primo gol. Sì, quindi come ci aspettavamo, un clima di festa in campo, un clima allegro e goliardico. Si tratta di una partita, ecco, che non ha chiaramente i crismi dell'ufficialità, per cui ci si sente anche liberi di scherzare. Lo stesso Francesco Baccellieri è stato sempre un tipo scherzoso, ecco, allegro, ha sempre
affrontato ogni partita con la giusta serietà, ma allo stesso tempo con onestà, consapevole che il calcio è comunque uno sport che deve accomunare le persone, uno sport che deve essere portatore di valori sani. E questo è un aspetto che ha sempre contraddistinto la carriera calcistica di Baccellieri. Il direttore di gara è il signor Gianluca Trumpio di Villa San Giovanni, o Reggio Calabria, certamente un grande arbitro di qualche settimana fa, oggi nelle vesti di giornalista di quale testata? Sì, è giornalista di M Calcio Reggio Calabria. Nel suo passato, come ha detto lei, c'è una carriera anche arbitrale. In seguito ha deciso di svestire i panni di arbitro e indossare quelli di giornalista, e al momento guida la redazione di AM Calcio Reggio Calabria. Proviamo a dare le formazioni. I bianchi si schierano con Baccellieri, Calabro, Barilla, Marcello, Nunnari, Lipari, Carlino, Zampaglione, Malaspina, Giuseppe, uno dei due, l'altro è Silvio, allenatore, Zavettieri Antonino, Zavettieri Francesco, padre e figlio Borruto, Minicucci e Minniti Carmelo. Intanto c'è il pareggio. Sì, c'è il pareggio della squadra in maglia. Sì, un bel traversone, un colpo di testa, quindi il pareggio della squadra in maglia bianca. È difficile indicare il nome del marcatore, visto che, come dicevamo prima, tutte le magliette portano sul retro il numero 13. Forse lei è... potrebbe essere Zavettieri, no, Crea. Quindi pareggio di Crea. Ci vuoi descrivere l'azione? Sì, c'è stato un cross dalla destra e colpo di testa. Quindi è colpo di testa di Lipari che ha superato il portiere avversario per il gol del pari. Quindi abbiamo marcatori al secondo minuto Marrari e al quarto Lipari. Quindi il risultato è di 1-1. Rossi in attacco, chiamiamoli così, non è il caso di dare il nome alle squadre, Rossi e Bianchi, va bene così? Sì, anche perché le due squadre non hanno nessun nome. Come dicevamo prima, l'unica differenza è il colore della maglia. Tanto è stato fischiato un fuorigioco ai danni della squadra rossa, quindi si riprenderà con una punizione dall'interno. Ha mantenuto il fisico asciutto, secco, ossuto, parliamo dell'arbitro, voglio dire, arbitro giornalista. Sì, anche se, come dicevamo prima, ha svestito i panni dell'arbitro, quindi ha interrotto la propria carriera arbitrale, si è comunque mantenuto in allenamento. So che comunque gioca spesso con gli amici, fa parte anche delle squadre arbitrali, ecco, partecipa ai tornei tra sezioni, per cui ha sempre mantenuto la forma fisica. Ricordiamo che i rossi si schierano con Baccellieri, Calabro, Barilla, Nunnari, Lipari, Carlino, Zampaglione, Malaspina, i due Zavettieri, Borruto, Minicucci e Carmelo Minniti. Leader dell'opposizione, uno dei gruppi dell'opposizione al Consiglio Comunale di Melito Porto Salvo. Rossi con Romeo, Barilla, Rodolfo, Anastasi, Mirabelli, Gatto, Malagrinò, Domenico Anastasi, Giuseppe Malaspina, Marrari, Laganà e Venanzi. Quindi fratelli contro i Malaspina e fratelli invece, cioè padre e figlio Zavettieri che giocano nella stessa squadra, e i fratelli Barilla appunto che giocano su squadre opposte. Quindi c'è un grande miscuglio, no?
Sì, le due squadre si sono, ecco, i calciatori si sono mischiati un po' in base all'ordine, anche in base all'età, si è cercato comunque di equilibrare, di schierare lo stesso numero di calciatori giovani e meno giovani sia da una parte che dall'altra, in maniera tale che comunque ne venisse fuori un incontro equilibrato. Non c'è da aspettarsi calcio spettacolo, calcio champagne, effervescente, naturalmente vista la pancetta, la calvizie e gli acciacchi legati, voglio dire, al mal di schiena, eccetera. No, infatti il ritmo della partita è abbastanza blando, si procede a piccoli passi. I cascatori che vanno sempre alla ricerca della statuetta d'oro ad Hollywood ci sono, ma l'arbitro è, come si dice, un grande esperto, non ci casca. Sì, oggi più che cascatori sono, ecco, si scherza, appunto, come diciamo prima, c'è un clima di festa, il clima è allegro, piacevole, per cui non ci saranno sicuramente problemi per il possesso di palla. Nunnari, che non ha problemi di linea, è sempre il Funambol Kid che tutti conosciamo. Sì, sembra uno dei più attivi, uno dei più allenati, uno dei più in forma. E lì in mezzo al campo sta comandando la manovra. Vediamo Venanzi che prova il tiro, la palla finisce alta sopra la traversa. Si riprenderà quindi con una rimessa dal fondo in favore della squadra bianca, squadra nella quale sta giocando Francesco Baccellieri, al centro della difesa come al solito, è stato quello il suo ruolo per tutta la carriera. Rossi più pungenti in questa prima fase, ma in contropiede i bianchi non si fanno. Sì, è più o meno questo il canovaccio della partita, anche se comunque i ritmi, come diciamo prima, sono abbastanza blandi. Si procede, come stiamo vedendo in questo momento, con dei lunghi lanci e pochi tatticismi, ecco, si pensa soprattutto a divertirsi, ad evitare magari brutti infortuni, visto che quando non ci sono anche allenatori di un certo tipo, no? C'è l'allenatore del Borgo Grecanico, Antonio, anzi presidente e allenatore, perché l'allenatore è Demetrio Romeo Limitri, come tutti lo chiamano, in realtà soprannome Lobanowski. Sì, come diceva prima, c'è anche Silvio Malaspina, che è l'allenatore del Futsal Melito, e qui di fronte a noi, appena sotto la tribuna, c'è sia Antonio Formaci, che è presidente e allenatore del Borgo Grecanico, che Demetrio Romeo, che anche egli fa parte dello staff tecnico. Poi c'è Francesco Marra, che ha giocato in Serie B nel Cosenza e ha allenato l'anno scorso le giovanili dell'Interreggio. Sì, beh, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti, sappiamo qual è il suo curriculum sia a livello di calciatore che adesso a livello di allenatore, per cui è un altro dei volti illustri presenti oggi in campo qui al Saverio Spinella. Comunque i giocatori hanno militato sempre terza categoria, seconda categoria, prima categoria, campionato di promozione, eccellenza regionale, Serie D, Serie C e Serie B, perché come avevamo detto Ciccio Marra ha giocato nel Cosenza e in Serie B, ma nel calcetto ha giocato anche, anzi hanno giocato i fratelli, hanno giocato e giocano i fratelli Barilla. E poi qualche altro nome degno di rilievo, a parte Nunnari, Minicucci, di cui abbiamo detto, Borruto, che a suo tempo militò nelle giovanili della Regina, sono tutti calciatori che hanno fatto la storia del calcio meretese in qualche modo, senza nulla togliere agli assenti, però erano stati invitati un po' tutti. Sì, sono tutti calciatori, come dicevamo prima, che
sono stati compagni e avversari di Francesco Baccellieri nel corso della sua carriera calcistica. Sia compagni che avversari hanno sempre riconosciuto a questa bandiera del calcio melitese la sua onestà, la sua lealtà nell'affrontare ogni partita, per cui tutti hanno voluto essere presenti oggi al Saverio Spinella per rendere omaggio al calciatore. È difficile trovare un calciatore che abbia meritato in tutte le categorie, cioè terza categoria, seconda, prima, promozione ed eccellenza, come Franz Baccellieri. Sì, intanto vediamo che la squadra in maglia rossa cerca di distendersi in attacco. C'è un 4 contro 3, vedremo se riusciranno a sfruttare la superiorità numerica. Lo fanno, quindi c'è il secondo gol per la squadra in maglia sempre rossa. Di Nino Marrari. Sì, quindi doppietta per lui. Squadra in maglia rossa che dunque si riporta e... Saremo intorno al sesto, settimo. Ottavo minuto del primo tempo, doppietta di Nino Marrari, e quindi Rossi quindi il risultato parziale 2-1 in favore della squadra con la maglia rossa. Quindi doppietta di Marrari e gol di Lipari. Bianchi in avanti, c'è una percussione sulla sinistra, finta e doppia finta, tiro, la palla attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Carlino e termina oltre la linea di fondo. Nulla di fatto, siamo quindi sul 2-1. Ritmi blandi, non si può aspettare granché dai giocatori che ormai hanno messo su pancetta e che sono alle prese con gli acciacchi, mal di schiena, ginocchio, menisco, quando non ci sono crociate e via discorrendo. Sì, ci saremmo sorpresi al contrario. Intanto c'è un intervento serio, diciamo, non, per non dire duro, di Francesco Baccellieri, che mantiene comunque i suoi standard, cerca comunque sempre di impegnarsi al massimo. Sì, come diceva, i ritmi sono blandi, c'è la tecnica dei calciatori in campo, non si discute, però la forma fisica spesso manca. Inoltre il caldo si fa sentire. Ha tentato la foglia morta. Sì, ha tentato questo pallonetto, il calciatore in maglia bianca ha tentato un pallonetto dal limite dell'aria. Si trattava di Francesco Zavettieri. Sì, ma il portiere avversario non si è fatto trovare impreparato e ha controllato il pallone abbastanza agevolmente. Adesso riparte la formazione in maglia rossa. C'è un'azione, il pallone in questo momento staziona sulla fascia destra, tentativo di lancio in mezzo, recuperano i bianchi, c'è questo lancio in avanti all'indirizzo dell'esterno di destra che prova a cercare un suggerimento in mezzo, perde a sua volta il pallone e quindi la formazione in maglia rossa può ripartire in contropiede. Nulla di fatto, Marrari non riesce a raggiungere il pallone che si perde oltre la linea laterale. Quando non ci sono gli allenamenti succede anche questo, palle facili che finiscono oltre la linea dell'out. È chiaro, senza allenamento si perde lo smalto, si perde la brillantezza, e non c'è, le gambe non rispondono agli input cerebrali, quindi anche se si vogliono tentare determinate giocate, poi gli arti inferiori non rispondono come dovrebbero. Intanto c'è un altro tentativo da parte dei bianchi,
un'altra ottima neutralizzazione da parte dell'estremo difensore della squadra. Che dovrebbe essere Romeo e non Carlino, come abbiamo detto in precedenza, chiediamo scusa. Sì, pallone in questo momento in possesso della squadra in maglia bianca, si parte dalle retrovie, si cerca di mettere un po' d'ordine nella manovra, lancio lungo all'indirizzo dell'esterno di destra, che è Giovanni Calabrò, passaggio in mezzo all'indirizzo del compagno di squadra, quest'ultimo sbaglia la misura del passaggio, pallone che dopo un tentativo velleitario da parte del... Dovrebbe essere Zampaglione, il numero 13 sulla schiena, si fa per dire. Sì, come dicevamo, tutti portano il 13, tutti i 22 calciatori in campo, quindi è difficile distinguerli, se non li si conosce di persona. Questi erano Zavettieri, questo è Barilla, Sua Maestà Franz Bacellieri e questi... Venanzi, ancora Barilla con questo lancio di Carlini, Bianchi vicino al gol, tiro da dimenticare nemmeno nel rugby. Sì, c'era stata una bella percussione sulla destra di Giovanni Calabrò, la punta del Futsal Melito, che aveva servito un ottimo pallone in mezzo all'indirizzo di Zampaglione, dovrebbe essere lui, che però non si è coordinato al meglio, non ha trovato la giusta coordinazione, il pallone è finito addirittura oltre gli spogliatoi che si trovano dietro la porta. Controlla agilmente questa partita il direttore di gara, il signor Gianluca Trumpio di Villa San Giovanni o Reggio Calabria. Sì, non ci sono problemi, chiaramente il clima è sereno, non ci sono, come ovvio che fosse, non ci sono episodi da dover discernere, da dover analizzare, episodi difficili, non ci sono scaramucce tra i calciatori, quindi la partita, il controllo della partita scorre via senza problemi. Si aiuta come può un attaccante dei bianchi sotto gli occhi dell'arbitro, che sanziona con un calcio piazzato. Rossi in avanti, si materializza il terzo gol. Che però non arriva. Sì, non arriva nemmeno in questa occasione, quindi il risultato rimane fermo sul 2-1 in favore della squadra in maglia rossa. Mentre c'è un altro tentativo fallito da parte della squadra in maglia bianca, tentativo di rendersi pericolosa. Viene innescato in questo momento il contropiede della formazione in maglia bianca. Il pallone è vicino alla linea di fondo. Adesso è in possesso, è al limite dell'area. Cross all'indirizzo di Giovanni Calabrò. C'è il pareggio, ma il gol non viene convalidato. Sì, non viene giustamente convalidato, perché Giovanni Calabrò al momento del lancio del compagno, lancio tra l'altro ben calibrato e preciso, purtroppo però, come dicevamo, Giovanni Calabrò si trovava in posizione di fuorigioco, ben ravvisata da Gianluca Trunfio, e l'azione è sfumata, quindi non si può parlare nemmeno di gol annullato, visto che l'arbitro aveva già fischiato prima che il pallone varcasse la linea bianca. Quindi Laganà, Antonio Laganà, comandante della Polizia Municipale di Merito Porto Salvo, abbandona il terreno di gioco momentaneamente e viene sostituito da un compagno, poi tenteremo di arrivare al nome, ma non sarà facile, perché stavolta siamo completamente spiazzati, non abbiamo le liste, non abbiamo niente. Sì, è quasi impossibile individuare i calciatori, a meno che non si conoscano di persona, visto che tutti i calciatori in campo portano, lo ricordiamo, il numero 13, che è un numero caro a Francesco Bacellieri, perché nella sua carriera calcistica si è sempre ispirato ad Alessandro Nesta.
per questo motivo gli amici hanno voluto che tutte le magliette portassero dietro il numero 13 per l'appunto. Intanto c'è un calcio d'angolo, Francesco Baccellieri si è spinto in avanti alla ricerca del gol come ha sempre fatto, è sempre stato bravo a sfruttare, ecco, i calci piazzati, quindi calci d'angolo, calci di punizione dei compagni, ha sempre sfruttato i suoi centimetri per rendersi pericoloso anche in area avversaria, non solo per difendere la propria porta. Il contropiede della formazione in maglia rossa svanisce, maglia rossa che comunque rimane in possesso del pallone perché usufruirà di una rimessa laterale. Non è una partita tra Scapoli e Ammogliati, ma assomiglia. Sì, i ritmi sono blandi, come dicevamo. A supporto del discorso che avevo aperto precedentemente, anche quest'anno Francesco Baccellieri, ricordo di aver assistito a una sua partita, ecco, ricordo di aver assistito a una partita in cui è andato in gol proprio con un colpo di testa sul calcio di punizione, battuto da Pulitanora, non ricordo chi fosse l'avversario, comunque la partita era giocata qui al Saverio Spinella. Tra l'altro Francesco Baccellieri nella sua carriera è stato anche un abile rigorista. Attenzione intanto all'azione d'attacco della formazione in maglia bianca. L'azione sembra sfumare, ma la formazione in maglia bianca per l'appunto è ancora in possesso del pallone. Nulla da fare, il portiere esce e raccoglie il pallone all'altezza della dischetta del calcio di rigore. Un invitante assist che non è stato sfruttato abilmente. Sì, non è stato sfruttato da Zampaglione. Credo sia lui che non è riuscito ad agganciare il pallone, che quindi è finito debolmente tra le braccia del portiere. Stavo dicendo, Baccellieri nella sua carriera è anche stato un abile rigorista. A dire la verità non lo ricordavo, perché negli ultimi tempi avevo sempre visto calciare altri i tiri dal dischetto nella formazione del Futsal Merito, però quest'anno si è incaricato lui della battuta di un calcio di rigore. Assistivo a un'altra partita e lui stesso l'ha realizzato. Bianchi in avanti. Sì, è Giovanni Calabro in possesso del pallone, cerca un compagno in mezzo, murato dalla difesa dei rossi, portiere che quindi prende possesso della sfera e cerca subito i compagni. Passaggio sbagliato, formazione in maglia bianca che recupera il pallone, prova nuovamente a rendersi pericolosa. C'è questo tiro dalla lunga distanza che però finisce alto sopra la traversa. Pomeriggio agostano con temperatura sopra i 30 gradi, ma mi sembra che le prime ombre della sera cominciano a scendere. Sì, la temperatura è abbastanza elevata. Anche se in questo momento quasi tutto il rettangolo di gioco è coperto dall'ombra, quindi dall'ombra della tribuna dove ci troviamo noi in questo momento, per cui ne dovrebbe giovare un po', ecco, la temperatura percepita da parte dei calciatori. Nuovo fuorigioco fischiato dall'arbitro Gianluca Trunfio, stavolta dalla parte opposta del campo. È stato Marrari ad essere pescato in posizione irregolare. Marrari, che lo ricordiamo, è stato l'autore dei due gol che finora decidono la partita in favore della formazione in maglia rossa, lo ricordiamo, formazione in maglia rossa che sta conducendo con il punteggio di 2-1. Nuova azione d'attacco dei bianchi che è svanita perché un calciatore, crediamo, ne è entrato, non è riuscito a servire il pallone ai compagni al centro dell'area, pallone che si è perso sul fondo e quindi il gioco è ripreso già da qualche istante con una rimessa dal fondo da parte del portiere. Si trattava di Nino Zavettieri, dottore Zavettieri, primario in pensione, uno dei grandi del calcio meritese, anche nel campionato FIGC oppure nel campionato amatori e perfino nella categoria medici, dove ha vinto tutto quello che c'era da vincere, campionato, Coppa Italia, Coppa del Mondo. Sì, lo stesso Francesco Baccellieri gioca anche appunto con la selezione dei medici, fa parte della squadra
dei medici. Chiaramente una passione per il calcio che ha contraddistinto la sua vita e che immaginiamo trasmetterà anche ai suoi figli. Rossi in avanti, palla sul sinistro, finta e doppia finta. Vediamo come va a finire. Va a finire con un fuorigioco ingenuo. Sì, fuorigioco ravvisato ottimamente ancora una volta dall'arbitro Gianluca Trunfio, che non aveva fermato giustamente il gioco qualche istante prima perché il calciatore non si trovava appunto in posizione regolare. Sugli sviluppi dell'azione però c'è stata una posizione irregolare e l'arbitro l'ha ravvisata attentamente. Direttore di gara impeccabile e inflessibile. Sì, esattamente. Stavo notando che la formazione in maglia bianca riesce puntualmente a presentarsi all'altezza dei 16 metri avversari, manca però l'ultimo tocco, ecco, manca la conclusione in porta. Infatti sono state poche le conclusioni della formazione in maglia bianca, le uniche non hanno impensierito il portiere, sono andate a finire oltre la traversa. C'è un 4 contro 3 in favore della formazione dei Rossi, solo davanti al portiere Marrari, e fallisce il tris. Era solo... Ha calciato proprio addosso al portiere, non ha mirato né all'angolo sinistro né a quello di destra. Sì, esattamente, il portiere non si è mosso, è rimasto fermo, è stato il pallone a colpire lui. Nuova azione d'attacco dei Rossi, ancora Marrari che viene pescato giustamente in fuorigioco. Siamo ormai in chiusura della prima frazione di gioco, che sicuramente non saranno 45 minuti, nemmeno 40, perché il fiato non c'è. Sì, si era pensato in prima battuta di fare due tempi da 40 minuti, però chiaramente se le forze in campo non dovessero più, se i calciatori in campo, ecco, non dovessero più reggere il ritmo della partita, che comunque è blando, si deciderà di giocare di meno. Bianchi ancora in attacco, tunnel ai danni di un avversario, tentativo maldestro e il pallone si perde nuovamente sul fondo. Quindi ancora una volta aveva tentato un gol rocambolesco come nel suo stile Funambol Kid alias Giulio. Sì, c'era stato questo tentativo. Giulio Nunnari, voglio dire. Sì, la posizione del calciatore era abbastanza defilata, quindi era difficile trovare l'angolo più lontano. C'era un compagno che stava arrivando al rimorchio, è stato un tiro cross, possiamo chiamarlo. Intanto c'è un'altra sostituzione nella formazione in maglia bianca. Benavoli abbandona la propria porta e si spinge in avanti oltre la linea centrale del campo, sostituito da un compagno. Sì, a prendere il suo posto è stato, se non vado errato, Carmelo Minniti, che è stato l'organizzatore, l'ideatore di questo evento. Ricordiamo, evento che ha spiazzato lo stesso Francesco Baccellieri, che non si aspettava una partita d'addio in suo onore. Ha ricevuto chiaramente al diffondersi, non appena la notizia che è stata comunicata a tutti gli organi di stampa è stata diffusa, ha ricevuto numerosi messaggi d'affetto, numerosi ecco, attestati di stima per la carriera, ma non si aspettava di certo l'organizzazione di un evento simile. Bianchi ancora pericolosi, possono trovare il pareggio, palo, incredibile palo colpito dalla formazione in maglia bianca. In precedenza c'era stata una parata solo apparentemente facile del portiere e per poco non arrivava il pareggio. Sì, esattamente, sembrava una parata, ecco, semplice come ha detto lei, ma in realtà il portiere è stato bravo a disinnescare il pallone, a neutralizzare la conclusione.
urlo tarzanino da parte del portiere. Si tratta di Romeo, che ha già messo in movimento i propri compagni. Rossi in avanti alla ricerca del gol del KO. Sì, stanno cercando i bianchi il pareggio, chiaramente, i rossi stanno cercando il terzo gol. Al momento però latitano le occasioni. C'è un nuovo tentativo dalla distanza, pallone che finisce. Portieri contro, Carlino contro Romeo. Sì, un duello tra portieri che comunque al momento sono stati poco impegnati dai calciatori in campo. Questi è Venanzi, Nastasi, lancia ancora per Venanzi, dribbling a rientrare, cross sotto porta, porta sguarnita, esce il portiere, si aiuta come può, porta ancora sguarnita, tiro, nulla di fatto perché non vi erano avversari e né compagni. Palla in zona morta, già recuperata, bianchi in avanti a Benavoli, osserva il piazzamento dei compagni, muove di qualche passo, cede la sfera a Nunnari, dialoga ancora con Benavoli, viene anticipato Franz Baccellieri, ma in fallo laterale è stato l'ultimo a toccare, è stato Nastasi. A Benavoli intanto si è visto a bordo campo un leggendario personaggio di qualche settimana fa, Pietro Mesiano, presidente della Melitese, ricorderete, sì, di qualche stagione fa. Esattamente, l'ex presidente della Melitese, se non vado errato, che ha partecipato anche al campionato di eccellenza, quindi formazione chiaramente nella quale ha militato Baccellieri. Ci sono altri presidenti, Borruto, un altro presidente Mimmo Franco, altro personaggio leggendario, e un altro presidente Rocco De Pietro, nonché assessore al comune di Melito. Sì, infatti stanno valutando la situazione legata alla tribuna. C'è una punizione intanto all'altezza dei 16 metri della porta difesa dal portiere Carlino. Ad incaricarsi della battuta dovrebbe essere lo stesso Francesco Baccellieri. In questo momento sta lanciando lo scarpino destro. Era stato preannunciato l'arrivo dell'assessore allo sport, turismo e spettacolo, Patrizia Crea. Sì, al momento non è ancora arrivata, vedremo se arriverà successivamente. Prestiamo attenzione intanto a questo calcio di punizione. E c'è il gol di Baccellieri. Grandissimo. Non poteva trovare migliore battezzo o battesimo. Sì, veramente un gol di pregevole fattura. Un tiro a giro di destro dal limite dell'area che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Quindi mi riallaccio al discorso che facevo prima. Oltre ad essere bravo negli inserimenti sul calcio piazzato e sui calci di rigore, abbiamo visto che è anche bravo sui calci di punizione. Va a ricevere i complimenti, le congratulation da parte di compagni e avversari. Sì. E su questo gol, che praticamente sancisce il 2-2, finisce la prima frazione di gioco. Sì, prima frazione che si chiude dunque con il risultato di parità, 2-2. Gol, lo ricordiamo, per i rossi di doppietta di Marrari e gol di doppietta di Marrari appunto per i rossi, mentre per i bianchi hanno segnato Lipari e per l'appunto capitan Francesco Baccellieri. Intanto è arrivato l'assessore o l'assessora o la signora assessore, la dottoressa Patrizia Crea. Sì, è arrivata, si sta intrattenendo all'altezza della tribuna dei locali, quindi
panchina solitamente occupata dalla formazione che gioca in casa qui al Saverio Spinella, si sta intrattenendo con alcuni calciatori delle... Tra cui il sesto presidente della serata, Nino Pansera, inteso Urrigitano. Noi questa sera sei in che veste? Sicuramente siamo prima di tutto in veste di amici di Francesco e poi di compagni di squadra. Credo che oggi ci siamo divertiti perché è stata una partita seria fino a questo punto, perché la forza di questi ragazzi che ha vinto tanti campionati è stata proprio la cattiveria a livello sportivo. Infatti, ti dicevo, oggi sicuramente è stata una partita seria. E cosa l'ingegnere vuole leggere gentilmente? L'iniziativa di oggi ha diversi, diciamo, motivazioni. Qualcuno l'ha voluta chiamare anche festa della liberazione, chissà perché. A parte gli scherzi, stamattina, questo è sera, abbiamo ricevuto un telegramma da parte dell'istituto ortopedico, rammaricato per questa decisione di Francesco, e purtroppo potrebbero anche venire a mancare dei posti di lavoro, quindi Francesco, mettete una mano sulla coscienza. Ora finiamo con gli scherzi. Francesco, secondo me, si merita l'iniziativa di oggi, si merita la vicinanza di tutti questi amici che hanno voluto essere presenti oggi, per quello che ha dimostrato in 22 anni in campo, perché questo lo possiamo dire ad alta voce, è il compagno di squadra che tutti vorrebbero avere. È un compagno di squadra che non lesina, diciamo, l'impegno, che esce dal campo solo quando ha consumato tutte le energie, ed è quello che antepone l'interesse del gruppo e della squadra rispetto a quello personale. Quindi per questo Ciccio è il compagno di squadra che tutti vorrebbero avere. Diciamo questa targa anche qui. Prima di consegnare la targa, se me lo consentite, vorrei, vista la presenza dell'assessore De Pietro e dell'assessore Crea, vorrei invitare magari... L'assessore Crea e l'assessore De Pietro sono pregate di avvicinarsi alla postazione microfonica, grazie. Che commemorazione! Pure Rocco! Vogliamo ingannare il tempo, magari intanto leggiamo il contenuto della targa o aspettiamo? No, inganniamo. Inganniamolo pure. Inganniamolo pure. Allora, il testo della targa che voglio consegnare oggi a Francesco è quello che abbiamo condiviso tutti ed è il seguente: al nostro capitano Francesco Baccellieri, per aver guidato le difese, condotto le squadre ed onorato i nostri colori per 22 indimenticabili stagioni, i compagni di tutte le squadre. Ecco, sta per arrivare la dottoressa Patrizia Crea, assessore allo sport, turismo e spettacolo del comune di Merito Porto Salvo, nonché grande calciatrice della squadra di calcio a 5, ha militato nel campionato di Serie A. Buonasera dottoressa. Vabbè, noi faccio soltanto un saluto
a Ciccio, un ragazzo che conosciamo tutti, che ha onorato la sua carriera calcistica, quindi non potevamo, in veste di Patrizia, ma con amministrazione, non essere presenti a questo momento. Certo, l'addio a calcio è sempre difficile, io ancora non ho mollato. In piccole cose, ma non ho mollato, non riesco a rinunciarci. I complimenti per l'esempio che hai dato nello sport, per la correttezza agonistica, per i risultati che hai raggiunto, per le tante vittorie, insomma, un vero capitano. Quindi un plauso a te e in bocca al lupo per tutto. Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio in onore di Franz Baccellieri, che dà l'addio alla sua lunghissima carriera ultra ventennale, circa 20-22 anni. Risultato del primo tempo 2-2, doppietta di Nino Marrari e gol di Lipari e Baccellieri. Ci ha abbandonato per sopraggiunti impegni il collega Domenico Meduri, che ringraziamo per la sua alta professionalità, competenza ed esperienza, personaggio noto agli sportivi perché ha riferito ai nostri telespettatori le imprese del Futsal Melito, del San Giorgio, del San Gaetano e di tutte le altre squadre del campionato di seconda categoria, ma anche di terza, come il Borgo Grecanico, e qualche partita anche di amatori. Tra i bianchi intanto si vede tra i pali Paino, e tra i rossi invece c'è stata una grande rovesciata da parte di Paolo Romeo, se non andiamo errati. Quindi una new entry, e altrettanto grande è stata la parata di Paino, che ha negato la gioia del gol a Paolo Romeo, uno dei grandi del calcio dilettantistico calabrese, senza nulla togliere a nessuno, 46 anni ma ancora abbastanza lucido e in gamba. Ancora lui è andato in gol,
siamo sul 3-2, proprio lui, e chiede la sostituzione. Incredibile ma vero, dopo aver segnato il gol del 3-2, succede anche questo. Due lampi di genio, una rovesciata degna di San Siro e il gol del 3-2 a favore dei rossi. Vedremo ora quale sarà la risposta dei bianchi, che hanno l'esigenza di pareggiare. Questo è Nino Pansera, inteso Urrigitano. Si smarca e riceve palla Anastasi, contro cross, sfiora soltanto di testa a Benavoli. Franz Baccellieri in possesso di palla, autore del gol del pareggio con un tiro all'incrocio dei pali che si è insaccato imparabilmente nonostante il vano protendersi del generoso portiere Romeo, e arriva il pareggio, quindi siamo sul 3-3. E tra qualche istante vedremo anche il nome del giocatore se potrebbe essere Lipari. Quindi la situazione attualmente è 3-3 con il gol di Lipari, quindi doppietta per lui. Due doppiette, una di Marrari, secondo e ottavo del primo tempo, doppietta anche per Lipari. Quarto del primo tempo, terzo del secondo tempo, poi ci sono i gol di Romeo, Paolo Romeo, che subito dopo aver segnato il gol del 3-2 ha chiesto la sostituzione. Intanto ci ha raggiunto Domenico Tripodi. Sì, buonasera Domenico Salvatore e buonasera a tutti i nostri telespettatori di Telemenito, che già conoscete perché ci ha seguito insieme, come dicevo, a Meduri per tutto il campionato di seconda categoria, terza categoria e anche qualche altra partita. Sì, soprattutto abbiamo seguito anche i giovanissimi, gli allievi provinciali della calcistica del Borgo Greganico. Spero che quest'anno sarà la stessa cosa in veste però di allievi regionali per quanto riguarda il Borgo. Ecco, un secondo tempo in tono minore, non si può aspettare un calcio effervescente, calcio champagne. No vabbè, tenendo conto che anche una partita tra virgolette amichevole non è un addio al celibato, ma poco manca, quindi conta solamente divertirsi quest'oggi. È stato, se non sbaglio, di 3-3. Una bella partita. Bianchi in avanti alla ricerca del quarto gol. C'è la parata di Romeo, che non si fa sorprendere, un giocatore di categoria. Sì, è un grande giocatore, c'è stata adesso l'entrata di, se non sbaglio, se non vado errato, di Silvio Malaspina. La conclusione è stata proprio la sua, è stato bravo il portiere a respingere con i piedi. Non ci sono stati problemi per l'arbitro, ossuto, longilineo, secco, magro,
Sì, anche se andiamo a guardare anche la postazione fisica, credo che siano stati azzeccati gli aggettivi. Lucido, competente ed esperto. Sì, sì. Stiamo parlando di Gianluca Trumpio, responsabile di un giornale online che si chiama I Am Calcio. Intanto in possesso di palla la formazione rossa, uno dei due Malaspina ha toccato palla a Malacrinò, una new entry, cross sotto porta, esce Paino, ci vuole altro per sorprendere l'attento Paino. Intanto il sottofondo, la voce del Valerij Lobanovskij alias Demetrio Romeo. Era Filippo Nastasi, questi è Pansera, ancora Peppe Malaspina col suo classico sinistro, finisce a terra, fallo non rilevato dall'arbitro. Fischia ora a favore dei bianchi Franz Baccellieri in favore di Nunnari, si smarca e riceve, palla sul destro, questi dovrebbe essere Savettieri, Francesco, uno dei due, l'altro uno dei tre, anzi, perché nel frattempo è arrivato anche Guido Savettieri, primario del reparto di ortopedia dell'ospedale Tiberio Evole di Merito Porto Salvo. Venanzi, Pansera, ancora Pansera, Nastasi, viene pizzicato sia pure con qualche attimo di ritardo, in posizione di offside. Sì, non è dello stesso parere però Nino Pansera, che ha qualche cosa da dire al direttore di gara. Rimane imperterrito l'arbitro sulle sue decisioni irremovibili. Questo è Silvio Malaspina, allenatore del Futsal Melito. Aggancia a Benavoli. In possesso di palla Zavettieri. Bianchi in avanti. Sta giocando meglio nel secondo tempo la formazione bianca. Sì, c'è qualche tocco in più, tipo è entrato adesso Silvio Malaspina che era molto riposato, però la difesa dei rossi non si fa sorprendere e respinge la palla. Palla in profondità con perfetta scelta di tempo, esce il portiere Paino e di testa mette il pallone in avanti. Sì, un'uscita alla Neuer, però c'erano tutti i suoi giocatori avanti a lui, quindi la palla è stata recuperata dai bianchi. I minuti scorrono, il risultato è sempre 3-3, ricordiamo la successione delle reti, doppietta di Marrari e gol di Romeo Paolo per il Rossi, doppietta di Lipari e gol di Baccellieri. Ha mancato la botta, se non vado errato, Carlino, ex portiere di... Quindi due portieri a confronto. Sì, ex portiere, come dicevo, anche di Melito, se non sbaglio anche del... se non vado errato, del Brancaleone.
comunque adesso gioca da attaccante. Ogni ruolo combacia. Passaggio, retropassaggio molto azzardato. Sì, per fortuna è andato a recuperare la palla Barilla, che adesso poi Minniti, ma la spina, comunque riparte la squadra bianca, lo fa con Nunnari, che viene anticipato, si gioca a centrocampo, ma la spina, il fratello, recupera ancora Barilla, uno dei due, questo si tratta di Marcello, Nunnari, gioca in mezzo a due, perde palla, in maniera viene commesso fallo ai suoi danni, calcio di punizione a centrocampo. Non è dello stesso parere il difensore rosso, l'arbitro rimane irremovibile sulle sue decisioni, sanziona l'intervento con un calcio piazzato che verrà battuto all'altezza della tre quarti campo, quando siamo sul 3-3. Sì, il fallo era inevidente, c'erano due uomini su di lui, adesso Carlino Forte ha qualche po' di fretta nel battere, la palla non arriva a Zavettieri se non vado errato e termina a bordo campo, con i rossi che adesso manovrano l'azione partendo dalla difesa. Una galoppata. Recupera ancora Marcello da buon difensore e poi ripartire, no, possono ripartire i bianchi. Malaspina passa per Nunnari, anche lui un ex futsal Melito, cross nel mezzo, stacco di testa fuori, ha mancato il gol Giovanni Calabro, risultato sempre fermo sul 3-3. Ripartono i rossi, lo manovra l'azione Nastasi, la palla arriva a Panzera, ancora lui, Panzera contro Minniti, Malaspina pressato da Zavettieri, ancora Malaspina, rossi in avanti, zona Marrari, porta sguarnita, Panzera a due metri dalla porta opta per un pallonetto, ci vuole altro per sorprendere Paino. Sì, un pallonetto molto leggero, non ha sorpreso il portiere che è stato bravo a bloccare la palla e a cercare di far ripartire la squadra. C'è una rimessa laterale dei bianchi, palla persa, ma la spina cerca il passaggio a filtrare, la palla rimane ancora lì. Arriva Malagrino, tiro. Rete, 4-3 per il Rossi ed è Malagrino l'autore. Quindi risultato che cambia al Mauro Simone di Merito Porto Salvo. Sì, da 3-3 hanno segnato adesso con Malagrino il 4-3 la squadra dei Rossi, partita sempre più emozionante. I bianchi che tenteranno di arrivare al pareggio, Nunnari ha tentato ha mirato all'incrocio dei pali ma ha sbagliato mira e bersaglio. Sì, la palla è uscita di poco fuori, aveva sorpreso abbondantemente il portiere, l'estremo difensore, ma fortunato anche con la palla che è terminata fuori. Il risultato è sempre fermo sul 4-3 per i Rossi. Ricordiamo la rete di Malacrino.
invocava la concessione del calcio di rigore Franz Baccellieri, non è dello stesso avviso l'arbitro? Beh, a mio avviso non c'erano gli estremi di un calcio di rigore, buona scelta. La spintarella c'è stata, ma non così plateale. Appunto, come dicevo prima, non c'erano gli estremi del calcio di rigore. Grande parata, grande tiro, ma c'è anche il calcio d'angolo. Un tiro molto ravvicinato, grande... Sempre di Marrari. Grande il portiere a non farsi sorprendere e a mandare in calcio d'angolo. Si snoda il contropiede dei Blancos, palla... C'è stato un fischio arbitrale sul quale non sono d'accordo, gli ultimi due sulla destra. Forse non c'era il fuorigioco, ma credo che per il direttore di gara abbia visto qualche partecipazione al gioco di Carlino, che essendosi in posizione di offside, quindi a mio avviso è giusta anche la scelta del direttore di gara. Rossi in avanti che tentano di mettere il risultato nel freezer e c'è stata una grande parata ancora una volta di Paino. Sì, una grandissima parata, più o meno quasi la fotocopia del penultimo tiro, con la palla che prima era terminata fuori, però questa volta l'ha respinta con la palla che è terminata tra i piedi del compagno. In questo momento c'è un fallo, l'arbitro addirittura ammonisce un giocatore rosso, può ripartire la squadra dei bianchi, la fa con Nunnari. Borruto scambia con Carlino, quest'ultima con Malaspina, cerca di saltare l'uomo, non ci riesce, commette fallo. Possono respirare i rossi. Le furie rosse. Le furie rosse. Si smarca e riceve Nino Pansera, inteso Urrigitano. Questi è Peppone Malaspina. Non si intendono i due, dialogo fra sordi e muti, svanisce l'azione, contropiede, Blancos in avanti, si smarca ma non riceve Borruto, Nunnari, attentato di sinistro l'ingegnere Minniti, se non andiamo errati. Sì, si tratta proprio di Carmelo Minniti, ha tentato un tiro di sinistro sotto la traversa, purtroppo per lui la palla è terminata abbondantemente fuori. Risultato sempre di 4-3, si sta a vedere come si metterà la partita. Esce dai pali il Tarzan dei Blancos, Paino, palla a girare, ma in netta posizione di fuorigioco, sanzionato dall'attento Trumpio di Villa San Giovanni trattino Reggio Calabria. Sì, un ottimo arbitro, sta dirigendo una grandissima gara ed è anche esatta la decisione presa in questo momento. Gianluca Trumpio nella sua doppia veste anche di giornalista. Sì, credo che quest'anno finisce, da diverso tempo ho smesso di arbitrare, credo che dall'anno prossimo non lo vedremo più nell'albo degli arbitri. Marrari solo davanti al portiere, tiro, rete.
un siluro di sinistro che ha sbucato la porta. Se non vado errato è una tripletta per lui oggi. Il risultato cambia ancora sul 5-3. Grande parata del portiere, insiste ancora in avanti la formazione dei Blancos. E c'è un calcio di rigore, se non andiamo errati. Sì, giusto, la decisione dell'arbitro è un calcio di rigore, vediamo adesso come andrà a finire. Si avvicina Franz Baccellieri. È giusto che lo abbatte lui. Blancos che vorrebbero rientrare in partita qualora realizzassero questo calcio di rigore. Beh sì, il risultato adesso momentaneo è di 5-3, se in caso... Vai col rigore. Sarebbe Baccellieri contro Romeo, tiro, rete. Doppietta di Franz Baccellieri che porta il risultato sul 4-5. Dunque i minuti scorrono ancora, c'è una manciata di minuti a favore dei Blancos per tentare di recuperare il risultato e sicuramente questa sera non c'è bisogno del metal detector per trovare il golletto. La bellezza di 9 gol in una partita, 5-4 il risultato, potrebbe diventare anche di 10 in caso di pareggio, anche no, di un 6-4 dei Rossi. Staremo a vedere, mancano pochi minuti. Il tiro era di Mario Stelitano, se non andiamo errati. Nunneri. E riesce a sgranocchiarsi un gol grande come una casa. Sì, se non vado errato a sbagliare il tiro è stato Silvio Malaspina. Non l'ha sbagliato, diciamo che sulla linea bianca in slalom speciale degno di Alberto Tomba. Sì, una scivolata che ha mandato la palla fuori. Calcio d'angolo per i Blancos che adesso opteranno per il pareggio. Ha tirato quasi a botta sicura. Forse ha piegato il corpo molto all'indietro con la palla che è terminata abbondantemente fuori. Risultato sempre fermo sul 5-4 per i Rossi. Partita molto amichevole, ma le emozioni, i brividi, le suspense non sono mancate. No, beh, se mettiamo anche in considerazione che Baccellieri ha segnato una grandissima punizione, da lì possiamo capire molte cose. Blancos che si distendono in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Con questo lancio in zona morta non ci sono compagni né avversari, c'è solo il portiere Paino, anzi Romeo, che ha raccolto e sventagliato in avanti.
Blancos che tentano di pervenire al pareggio. La gioia del gol che potrebbe essere stato il pareggio, negata con una parata da grande portiere. Sì, tiro di Bagliere, grandissima parata di Romeo, che con una sberla ha tolto la palla dalla porta. Risultato sempre fermo sul 5-4. Si è prestato il rinvio il portiere Romeo. Ancora c'è qualche manciata di minuti alla fine del match, c'è possibilità di recuperare. Sì, ancora sì, diciamo che forse la stanchezza adesso la fa da padrone. Comunque staremo a vedere. Malagrino, Stellitano, con un tiro che fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Sì, un tiro molto defilato con la palla che è terminata abbondantemente, anzi di poco fuori dalla porta, poteva essere il gol del KO, ma sfortunato il giocatore. Blancos che tentano ora di rimontare, stanno perdendo, sono sotto di un gol, 5-4. Avanza a piccoli passi Marcello Barilla, Baccellieri, Carlino, perde palla, Malagrino, Venanzi, Malagrino. Grande assist per Nunnari e grande parata, Baccellieri si accascia al suolo. Diciamo che i bianchi stanno trovando di fronte a sé un muro umano, quindi ennesimo. Tre grandi parate, tre grandi occasioni gol per i Blancos, tre grandi parate per il portiere. Placcaggio plateale ovviamente amichevole. Sì, si gioca soprattutto anche nel divertimento quest'oggi, come ripeto prima non è un addio celibato ma poco manca, visto che dalla prossima. Ed è arrivato il pareggio segnato ancora una volta da Sua Maestà Franz Baccellieri. Sì, come dicevo prima, dal prossimo ottobre, cioè questa stagione che andrà in azione, non vedremo più sul campo Franz Baccellieri perché ha deciso di dedicarsi alla famiglia e al lavoro. L'arbitro ha indicato 4 minuti. Ci ha ripensato, ha chiamato ben un solo minuto di recupero, visto che qui il sole sta scendendo. Quindi un solo minuto di recupero, il risultato di 5-5. E nemmeno quello, si deciderà tutto ai rigori, vero? Sì, si giocherà tutto ai rigori, andiamo a vedere adesso chi dovrà tirare e come sarà la selezione. Se ci sarà luce sufficiente. Sì, a mio avviso sì. Si giocherà ancora con la luce naturale, non si accendono i fari. Sul pallone un giocatore dei rossi va al tiro e c'è stata una grande parata. Qui
quindi i Blancos hanno la possibilità. Nunneri dovrebbe essere sul pallone, finta e palla nel sacco. Blancos in vantaggio ai calci di rigore. E Rossi che tenteranno di pervenire al pareggio. Accademicamente naturalmente non ha nessun valore, è Carlino che tenterà di trasformare e infatti siamo sul 2-0 per i Blancos. Rossi che tentano sul terzo rigore consecutivo di trasformarlo. Non riesce l'impresa nemmeno stavolta, quindi vittoria per i Blancos di Franz Baccellieri, che così chiude la sua carriera nel migliore dei modi, e cioè con una vittoria sia pure ai calci di rigore. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, e cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche istante per le interviste a bordo campo. A bordo campo la partita è finita, siamo insieme ad Antonio Cormaci e Franz Baccellieri. Antonio Cormaci, presidente e allenatore, su questa manifestazione. Sì, è stata una manifestazione che abbiamo voluto tutti, insieme a Carmelo Menniti in questo mese abbiamo cercato di organizzare, di contattare più persone possibili. Qualcuno magari ci è pure sfuggito, qualcuno ci ha dato prima la disponibilità, poi per altri problemi non è potuto essere presente, però alla fine penso che la cosa importante è che ci si siano divertite tutti. L'abbiamo fatto perché il qui presente capitano non è che meriti a livello calcistico, ma per tutto l'impegno che ci ha messo negli anni. Io mi ricordo che ho iniziato ad allenare giovanissimo, lui era sempre quello che tirava il gruppo, non mancava mai agli allenamenti, quindi già avere delle persone così, indipendentemente se siano valide o meno tecnicamente, è una cosa importante per un allenatore. Poi sappiamo benissimo la diffidenza che si ha nel calcio, in tutte le cose qua a Melito, quindi io mi ritrovavo a 26 anni a gestire un gruppo di persone spesso più grande di me, quindi se abbiamo fatto bene abbiamo avuto dei risultati, abbiamo portato la squadra dalla seconda alla promozione senza avere mai un rimborso, senza avere... avendo forse spesso una sola divisa, pochi palloni all'allenamento, quindi evidentemente l'hanno dimostrato pure oggi nel campo tutti i ragazzi, c'era qualcosa di buono sotto. Bene, ringraziamo Cormaci ed eccoci
leggendario, possiamo usare questo termine, Franz Baccelliere, eroe di tantissime battaglie nei vari campionati, abbiamo detto nel corso della nostra telecronaca, terza categoria, seconda categoria, prima categoria, promozione, eccellenza, amatori, chi più ne ha più ne metta. Sì, siamo arrivati al momento fatidico. Niente, sono felice perché mi hanno fatto questa meravigliosa sorpresa. Grazie a Carmelo Minniti, Antonio Cormaci, a Silvio Malaspina, a tutti quelli che sono venuti oggi, anche chi purtroppo non è potuto venire per impegni personali. Sono più di questo non potevo sognare. È stata una giornata bellissima, la ricorderò per tutta la vita. E niente, non posso fare altro che ringraziare tutti. Ringrazio anche voi per essere venuti. Una galoppata durata oltre 20 anni. Sì, oltre 20 anni, è stato bello. Abbiamo iniziato nel lontano 92 con la Gioventù Meritese dell'Avvocato Neri, che saluto, non è potuto venire oggi. E niente, ci ritroviamo oggi a mettere un punto su una bella storia. È stata una storia bella, mi ha reso orgoglioso di tutti i miei compagni che ho avuto la fortuna di avere al mio fianco in tutti questi anni, tutti gli allenatori. Dicevo prima al vostro collega che non ho nessun rimpianto, anzi tutti non mi ricordo momenti brutti, solo momenti piacevoli e grandi amicizie, grandi momenti di aggregazione. A portare la bandiera della città di Melito sul vessillo più alto in giro per il mondo, diciamo così, per la Calabria. Sì, è stato un onore rappresentare Melito, perché comunque, grazie. Sul pennone più alto. Sì, è stato davvero un onore rappresentare la mia città. Io sono melitese di nascita, non lo sono di origine, ma lo sono di nascita, sono cresciuto qui, sono nato qui, mi sento melitese a tutti gli effetti e sono veramente orgoglioso di aver indossato la fascia di capitano per tutti questi anni. Grazie. Hai chiuso la carriera con una tripletta. Beh, oggi, e con la vittoria della tua squadra. Diciamo che oggi la tripletta è perché sono stati buoni i miei avversari, hanno avuto questa forma di rispetto per il festeggiato, diciamo, se no in altri tempi non credo che... Mica tanto, visto che il portiere ha compiuto 4-5 parate da campione. Vabbè, sì. Grazie a tutti, diciamo così, dai, facciamo finta che era una partita vera. Grazie. Gianluca Trumpio, grande arbitro di qualche settimana fa, oggi nelle vesti di giornalista in calcio, è stata una bella partita. Sì, innanzitutto ti ringrazio per il complimento, troppo buono, ho fatto solo qualche anno così per puro divertimento, seppur con discreti risultati. Ad ogni modo, quello che conta è essere stati qui con grande piacere, perché Francesco ha rappresentato molto per questa città a livello calcistico e non, perché lo ritengo un punto di riferimento per il sociale, in quanto ha delle qualità umane indiscutibili che possono fare, secondo me, avvicinare molto i giovani a questo sport e comunque avviare diverse forme educative anche all'interno di certe dinamiche che via via si possono incontrare anche nel campo da calcio e anche fuori, ovviamente. Tolto questo, ho accolto con grande gioia il suo invito nelle mie, diciamo, vecchie vesti di arbitro per partecipare qui a questo memorial, malgrado un problemino che ho avuto alla caviglia, però questo non mi ha diciamo, impedito di partecipare, perché la voglia era tanta. Infatti all'ultimo un poco zoppicavo, ma l'importante è essere stati qui a onorare questa grande bandiera del calcio melitese e non solo, anche del calcio dilettantistico regionale in generale. Io lo ritengo una bandiera e, ripeto, un vero esempio per chi si vuole avvicinare a questo sport. Spero, e concludo dicendo che Francesco, tu ti sei ritirato dall'attività, diciamo, agonistica, però spero di rivederti in diverse vesti, perché tu veramente potresti fare ancora molto per il calcio a Melito e per i giovani che si affacciano a questo sport. Grazie. A questo memorial, diciamo, questo Amarcord, c'è anche un grande allenatore, grande giocatore del passato, roccioso, grintoso difensore, Demetrio Romeo, alias Limici, però negli ambienti sportivi noto come Valery Lobanovsky. Sì, non potevo mancare
anche perché sono stato uno dei tanti suoi allenatori, di un cavallo di battaglia che ne ha percorsi di campi, ne ha fatta di strada, l'ho visto crescere, l'ho seguito per molto tempo. Però si arriva pure a questo punto, uno deve decidere di smettere, lui l'ha fatto in un momento in cui ancora poteva dare molto di più, ma è giusto così, perché bisogna dare anche spazio ai giovani. Però, come ha detto l'arbitro, lui può dare molto nel calcio a Melito, non in Calabria, nel nostro piccolo lui può dare se vuole, se ha il tempo. Io ora ogni infortunio lui lo sa, però è giusto così, bisogna smettere, bisogna pensare a smettere. Io l'ho fatto prima. È stato un grande, devo dire, uno che ha calcato i campi di tutta la Calabria e si è fatto onore dappertutto. È uno che ha dato tutto per il calcio, un innamorato di questo sport, uno di quelli che a me piacciono, che dava tutto quello che poteva dare, perché uno è importante che dà tutto quello che può dare, e lui l'ha fatto, e questo è importantissimo. Grazie, auguri per il prossimo. In attesa del dottore Pasquale Baccellieri, cediamo il microfono all'ingegnere Minniti Carmelo, che è stato, diciamo, il protagonista dell'organizzazione di questa manifestazione. Buonasera a tutti. Il protagonista è stato Francesco. Noi non abbiamo fatto altro che raccogliere la voglia che c'era da parte di tutti i compagni di squadra, che sin dal 96-97, se non ricordo male, quando è iniziata la carriera di Francesco, hanno avuto, diciamo, la fortuna di giocare con lui, e appunto abbiamo raccolto semplicemente questa voglia di ritrovarsi e di salutare questa decisione che ha preso il nostro capitano, cioè di appendere le scarpe al chiodo. Ho già detto ironicamente per qualcuno, finalmente, diciamo. Quindi si può organizzare qui al Maro Simone anche delle grandi manifestazioni tipo questo Amar Cord? Beh, in effetti noi abbiamo fatto soltanto una partita, purtroppo gli spalti ci sono stati, diciamo, preclusi, perché ci sono delle motivazioni per cui l'ufficio tecnico ha ritenuto di non autorizzare l'utilizzo degli spalti. Penso che però si provvederà a breve affinché anche gli spalti siano utilizzabili. Noi siamo limitati, così come da autorizzazione, all'utilizzo del campo di gioco, e comunque ritengo che la manifestazione non abbia in nessun modo, diciamo, subito ripercussioni da questo punto di vista. Ci siamo divertiti, che era la cosa più importante. Abbiamo fatto giocare l'ultima partita semiserie a Francesco, quindi ci riteniamo assolutamente soddisfatti. L'ultima cosa che mi sento di dire, come ho detto nel momento in cui gli ho consegnato la targa, è che Francesco rappresenta in tutto e per tutto il compagno di squadra ideale. Io lo posso dire, ecco, non solo da compagno di squadra, perché ho visto, diciamo, ho giocato con lui soltanto nella vecchia e gloriosa Pro Torre negli anni 96, forse 97, e poi calcisticamente onestamente io non ero alla sua altezza, e quindi ho fatto altro, lui ha proseguito nel calcio, io ho fatto qualcos'altro, e l'ho ritrovato anche in altre occasioni come compagno di squadra, e devo dire che appunto, come ho detto prima al momento della consegna della targa, è il compagno di squadra ideale, perché lotta per il gruppo e non per se stesso, perché quando esce dal campo lo fa solo perché ha profuso tutte le energie che aveva in corpo, quindi aiuta sempre i compagni, è il compagno di squadra ideale. Due giocatori che hanno calciato ma che sono arrivati anche alla laurea. Questo sì, vabbè, questo è un altro traguardo che può significare questo. Lo sport non per forza deve essere, diciamo, non esclude il resto. Si può fare, si può continuare il percorso di studio, il percorso professionale, e pur giocando a pallone, come ha dimostrato Ciccio, ripeto, io per quanto riguarda la carriera calcistica lascerei stare, ma come ha dimostrato Ciccio si possono coniugare le due cose, studio, sport, assolutamente, senza che nessuno dei due abbia, diciamo, ripercussioni. Lui ha ottenuto grandi risultati in entrambi i campi. Due grandi giocatori a confronto e due grandi professionisti, il dottore Pasquale Baccellieri, primario del reparto di neonatologia. Sì, di ginecologia. Ginecologia all'ospedale di Merito Porto Salvo. Sì. Nonché papà del geniale, leggendario Franz Baccellieri. È stata una bella serata che è stata molto sentita da tutti noi, perché quando si stacca la spina
e sempre c'è un po' di ricordi, un po' di rimpianti, un po' di amarezza, dice non potrò giocare più, però ogni cosa nella vita ha un suo inizio, una fine, quindi è un percorso compiuto e adesso si continua. È stato bello perché il bello del calcio è che oltre al fatto agonistico accomuna tante esperienze, tante figure, tanti compagni, tanti amici ed è formativo anche per la vita, quindi il calcio oltre a questo di bello si comincia da bambini nei cortili, nelle piazze, nei campi di calcio e si continua fino a un certo punto e poi è un viatico anche per socializzare, per stare insieme, abbiamo un bel ricordo tutti quanti e dobbiamo dire grazie a tutti voi che avete dato risalto a questo percorso che finisce di Francesco e vi ringraziamo tutti.